Vai, tutto tuo il palcoscenico. Ah, ok, mi presento già. Ok. Tanto, A tanto posto. registro con OBS, non con Zoom, perché sennò veniamo invertiti, mica mi faccio cagare invertito. È vero. Ok. Vai. Io sono Alessandro, ho 22 anni, tra poco 23. Faccio trading seriamente, possiamo dire, da un annetto e mezzo. E poi chiaramente tutti... Dimmi. Dico solo una cosa per chi guarderà questo video, ok? Ah, E poi a ok. te poi te la spiego in privato se non la sai ancora. E diciamo che Alessandro è l'unica persona, secondo me, oltre vabbè a tutte le altre, ma poi tu capirai il perché e ovviamente chi è dentro al percorso capirà il perché. Secondo me è la più educata e la più corretta nei miei confronti che c'è stata fino in questo momento, ok? Tu poi ti spiego il perché. E niente, partiamo avanti. Andiamo. Nada, sono Alessandro, 22 anni, come dicevo, sono del 2001, faccio trading da fondamentalmente, come dicevo, un po' più di un anno e mezzo in maniera un pochino più seria. Più seria intendo che mi metto lì, cerco di capire le vere dinamiche del mercato, quindi mi metto a investire, ok? Che oggettivamente è la cosa che serve fare probabilmente nel trading quando si vuole iniziare a fare seriamente, perlomeno all'inizio. Vengo da 3 anni di esperienza di network marketing, sicuramente magari qualcuno che o che vede questo video, insomma, che insomma, probabilmente lo conoscete. E ringrazio in realtà totalmente quella realtà che ho vissuto per appunto questi 3 anni, perché mi hanno formato sotto tantissimi punti di vista, anche dal punto di vista personale. E successivamente poi appunto, dopo aver conosciuto il trading, dopo aver conosciuto anche Andre e aver appunto... Ho iniziato a ottenere dei buoni risultati, posso dire, ho deciso poi di iniziare io stesso a dare quello che ho ricevuto, probabilmente, e quindi iniziare probabilmente anche a aiutare qualcun altro nel caso appunto quel qualcuno abbia voglia di combinare qualcosa di serio. Di That's imparare it, quindi questo è seriamente. quello che faccio. Sì, insomma, esatto. E, ok, perfetto. E da un punto di vista più relativo a gestione, eccetera, perché ovviamente io so dei tuoi payout, eccetera, però tu, esempio, se voi guardate la mia accademia, non è una persona, cioè Ale, per quanto possa aver fatto payout con MySolution, con Next Step Funded, eccetera, non li ha mai pubblicizzati. Ok? Quindi questa qua è una cosa che ci tengo a sottolinearlo perché tantissima gente che all'interno del percorso fa ottimi risultati, bellissimi risultati, ma non è obbligata a pubblicizzarli. Quindi si può anche fare tutto in, diciamo, private victory. Quindi semplicemente questo, quindi non anche se non pubblicizza è fenomenale. Ok? Questo è molto importante per me da sottolineare perché comunque è una persona che al percorso ha dato tanto, ha studiato tanto e ha portato ottimi risultati, quindi per questo è bellissimo. Sì, per me è fondamentale come cosa questa, cioè oggettivamente il mondo del trading, soprattutto ad oggi, soprattutto in Italia, è molto inquinato un po' da determinate situazioni, no? E sicuramente pubblicare il payout, sì, può essere comodo per chi lo pubblica magari in certe situazioni, non vedo di quello poi il fatto di riuscire a riconoscere una persona che sa fare sul serio o meno. Quando ho Esatto. iniziato il percorso con Andre, banalmente non aveva mai parlato di niente di quello perché aveva pubblicato i primi, boh, 10 video neanche, forse. C'era il video Vero, sulla vero. sessione asiatica, mi ricordo. Esatto. E provai quello e gli scrissi, quindi diciamo, il vero riconosce il vero, come si dice di solito. Esatto. Poi ovvio, sì, diciamo che tanta gente ti tira fuori il fatto di dover far vedere qualcosa perché alla fine io non ho mai pubblicato niente al di fuori di quello che pubblicavano i risultati dei ragazzi, se no ho pubblicato semplicemente quel video su YouTube del payout di Instafunding, poi ne usciranno altri, ma più che altro secondo me devono uscire per far capire che le prop funzionano bene. Ovviamente non bisogna fare tutta l'erba un fascio, non è che se fallisce una e allora boom, sono fallite tutte, no, non è così. E Dopo quel poi video me la sono presa l'Instafunding, tra l'altro. Esatto. no, quello è perfetto. Poi ti racconto anche un'altra cosa off camera, però. E niente. Vabbè, Ok. andiamo avanti, vai pure. Cioè, spiega sempre tu il tuo discorso con le prop, eccetera. Un po' come il tuo cammino con il trading. Ecco, da M Solution, che me la ricordo io, fino ad adesso, eccetera.
Allora, in realtà sì, è stato molto divertente. Ai tempi addirittura M Solution neanche la sbloccai io, me la feci sbloccare, ok? Perché c'era proprio questa super promozione incredibile. È così che faceva M Solution, che fai, te ne privi, no? Bravo, esatto. E quindi praticamente una prop da 15.000 la pagavi come una prop da 15.000 di qualsiasi altra prop, ma sbloccata. E quindi insomma, sfruttai l'occasione, arrivai al payout con un buon Un'ottima percentuale, 11-12% su un'ottima quel. Sì, sì, percentuale, sì, sì, sì. sì. Era andato molto bene. Il conto era piccolino, ma era realmente era il primo. Ok, a quel No, punto, ma è, quindi ci stava. cioè, 10%, diciamolo tutti, Ah. 10% su un conto da 1 milione sono tanti soldi, su un conto da 100.000 sono tanti soldi. Esatto, È sì. semplicemente un gioco di percentuali. Bravo. E quindi, vabbè, di per sé poi ho iniziato con quella. Funzionava, ero abbastanza contento avesse pagato perché chiaramente la situazione ce l'avevamo chiara. Ovviamente poi, insomma, è successo che è arrivato il patatrack, giustamente poi me l'hanno tolta senza stare a entrare troppo nei dettagli, ma per dinamiche non relative alla mia operatività, ecco, mettiamola così. Da lì allora ho iniziato un po' a gestire le cose in maniera ovviamente un po' diversa, cioè ho pensato andiamo su qualcosa di un cincinino più serio, ok? Quindi ovviamente vediamo le cose dal punto di vista un pochino più imprenditoriale. E ho iniziato inizialmente con TrueForex Found, che era secondo me una buona prop. Ho fatto qualche payout con quella e poi insomma ha iniziato a darmi un po' di problemini finché l'ho lasciata lì. E ora principalmente sto utilizzando Funded Next Ah, e bella, molto bella. Instant Funding. Sì. Mi ha dato qualche problemino in questi giorni con un altro conto, non su quello principale. Però Ma insomma, poi problemino di magari che genere? se ne Cioè, parla. problemino di spread, eccetera, roba così. Slippage principalmente, sì. Ah, vabbè, Sì, quello sì, 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 sì. ok. Vabbè, comunque alla fine si sa, cioè funziona così ed è giusto che sia così. Il consiglio che do sempre io è sempre quello di cercare di differenziarsi le prop, non di prendere Esatto. 10 prop di MyForex Found e poi Poi a rimanere me coi piaceva piedi. perché la sponsorizza il Dibu Martinez. La Sì, sponsorizza lui. spettacolare. Quindi, Spettacolare, spettacolare. Sì. Vabbè, bellissimo. ci sta. Ok, Esatto, quindi quindi questo è questa è la molto bello. situazione. Questo è molto Sì, bello. sì, 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 sì. Comunque vedete che ci sono anche persone che fanno tanti 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 risultati senza fregarsene un cazzo di ciò che pensano gli altri e soprattutto senza dover dimostrare agli altri qualcosa, perché ovviamente la cosa migliore è sempre riuscire a far portare risultati alle persone a cui si spiega una determinata cosa. Poi per il resto è inutile, cioè una persona può fare 100.000 come può farne 5, l'importante è arrivare a quello che è lo scopo. Per me potrei anche fare zero, ad essere sincero, potrei anche fare zero, ma se le persone che aiuto hanno risultati, sinceramente va bene lo stesso. Certo, Sono onesto. Poi certo, per carità, è certo. ovvio che cioè, si campa di quello, e vabbè. Sì, Però, ovvio, cioè, ovvio. quella è la logica, capito? Certo, ma è come è la stessa cosa la gente deve imparare a differenziare il discorso del formatore al discorso dell'essere il migliore. Sono due cose diverse, son due cose che nessuno capisce, anche perché ipotizziamo una persona che va a fare l'esame di patente, di guida, non lo va a fare con Schumacher, che è stato il miglior pilota, o con Lewis Hamilton, cioè lo vanno a fare con il Esatto. primo minchione che c'è lì, che gli insegna a guidare, fine. Esatto. Quindi. Magari per assurdo quell'istruttore può essere anche più bravo di Schumacher a spiegargli determinate cose, eh? Esatto, Perché esatto. magari ha quell'abilità. Io non sono il più profittevole del mondo, ma non lo sarò mai, 100% anzi. Però quello è un altro discorso. Esatto. No, quello è verissimo. Poi, ovvio, c'è chi riesce a fare entrambe le cose, chi non riesce, chi invece non riesce a fare né una né l'altra. Ovvio. Però, vabbè, questo è un altro discorso. E invece per quanto riguarda invece un discorso di, ovviamente anche secondo i concetti che hai studiato tu, perché comunque come è giusto che sia, non è che hai studiato solo da me e devi dare tutto a me, quello è poco ma sicuro. Qual è quella cosa che dici, cazzo, il me di prima non aveva capito, invece il me di adesso capisce ed è per questo che sono magari migliorato? Allora, due cose secondo me. Una più dal punto di vista tecnico e l'altra più dal punto di vista di mindset barra operativo. Quella dal punto di vista tecnico è che, almeno io personalmente, prima guardavo, ero fisso costante in giornata a guardare nel time frame M1, M3, due time frame così, ok? Quindi molto bassi. E oggettivamente ho capito che poi nel tempo diventa iper controproduttiva, controproducente come cosa. Perché ovviamente ti dà magari 10.000 opportunità di entrata, di cui una forse quella buona, e quindi poi ovviamente i conti non tornano.
Quindi quella è la prima cosa ed è un consiglio che do a tutti. E invece la cosa un po' più dal punto di vista operativo è che non siamo a grafico per strafare. I social in generale, tutte queste comunicazioni, insomma, che ci sono adesso, vogliono farti vedere il trader che fa il 10% del conto a settimana. La Esatto. realtà dei fatti è che questa cosa, sì, se è fattibile, è fattibile veramente per un breve periodo di tempo, non può essere Sì, continuativa sì, nel sì, sì, sì. tempo. E quindi oggettivamente siamo lì per fare il nostro, ognuno lo decide per conto suo, e se per me è l'1%, io mi faccio il mio 1%, e poi il bello è che ho tutta la giornata libera, il trading è bello per quello poi. Quindi questo è il discorso. Esatto, il trading Per ti me quella è stata la permette differenza. sia di diversificare in altre cose che possono essere qualsiasi altro tipologia di business, eccetera, dedicare tempo alla famiglia, dedicare tempo a chi vuoi tu e dedicare tempo alle tue passioni. E una cosa che io ho notato Bravo. tantissimo è che lo stare tanto a grafico, perché prima, sai, quando inizi dici cazzo, devo stare 8 ore davanti al grafico. No, tu devi stare 8 ore a studiare. E davanti al grafico ne passi 2 o 3. Fine, basta, finita la giornata. Cioè, bisogna prima dedicare molto tempo allo studio. Una volta che tu hai imparato, una volta che hai capito la tua statistica, una volta che hai tutto questo, stai 2 o 3 ore, basta, finita lì la solfa. Cioè, ovvio che poi noi che facciamo live trading, eccetera, allora siamo, tra virgolette, obbligati, ma perché dobbiamo essere, tra virgolette, Certo, l'esempio. Ma ciò non certo. implica il fatto che se una persona deve stare a grafico, deve obbligatoriamente operare. Può anche semplicemente stare a grafico perché gli piace guardare. Fine. Bravo, Semplicemente questa esatto. cosa qua. Sì. 100%. Sono super d'accordo. Sì. Invece un discorso da fuori, no? Cioè tu dici come scegliere quello che è secondo te il percorso giusto? Perché tu ovviamente arrivi da una situazione dove avevi già imparato, ok? Dove magari avevi già sei già riuscito ad arrivare a un piccolo risultato, quindi avevi già una riprova. Però mettiti nei panni di una persona che non sa niente, ok? Che magari deve scegliere da una persona o un'altra. Che consiglio gli daresti a questa persona qua? Allora, il primo chiaramente è di non guardare i risultati della persona che ti sta, tra virgolette, vendendo il corso o quello che è, ma piuttosto di guardare i risultati delle persone che studiano da quella persona, e credo sia fondamentale quella come dinamica, Certo. perché ovviamente quello è una riprova del fatto che determinate cose funzionino, mentre invece ovviamente se guardi Tizio X che fa l'operazione Y, l'ha fatta lui e basta in quel caso, e quindi non è oggettiva come cosa. E quello come prima cosa. E seconda cosa, secondo me, cioè, se hai a che fare con una persona che ti sembra nerd in quel settore, nel senso che sia letteralmente una persona che si vede che si è infognata un sacco di tempo su quella cosa, per infognata non so se si usa in tutta Italia, però, Sì. Una persona che ha ok, dedicato insomma, si è diverso tempo focalizzata in un quello. sacco, esatto. Ecco, Classico quella secondo me è nerd. la cosa. Bravo, cioè è un po' una discriminante secondo me quella lì, cioè sai che ti puoi affidare a quella persona che c'è un certo grado di affidabilità da quel punto di vista. Magari non ti fa vedere Dubai, magari non ti fa vedere la Lamborghini, magari non ti fa vedere, ma in realtà chi se ne frega. Anzi, forse addirittura meglio perché ti puoi ritrovare un po' di più in quella persona lì piuttosto che nel dio greco Spoiler, tra una che. settimana sono a Dubai. E Aia, aia, basta. Ragazzi, basta. No, vabbè, poi quello è un altro discorso. Più avanti, cioè, non mi sembra tu faccia vedere questo, ecco. Quindi, vabbè. no, vabbè. No, ma quello è giustissimo, anzi, quello ho sempre concordato su qualsiasi cosa. Anche il discorso del far vedere i propri risultati, secondo me, vi pone già in un momento dove dover scegliere una persona, lo scegli. Ovviamente, una persona ti potrebbe anche scegliere per i risultati. Ma Certo. ripeto sempre, se una cosa è replicabile e oggettiva, significa che qualcun altro la sa fare. E come è giusto che venga riconosciuto anche quello che sta facendo Alessandro. Quindi, per sotto questo aspetto, per me è importantissimo. Poi ripeto, più che come trader, io Alessandro lo conosco anche come persona ed è veramente un'ottima persona, soprattutto per poi quello che gli dirò off camera, che qua non posso dire perché sennò è un po' sus, cioè un po' bruttino da dire. No, è bruttino perché ci sono certe persone che fanno delle cose che non devono fare e quindi è un po' così. Però sotto questo aspetto devo veramente ringraziarlo perché oltre a essere sempre stato in live. Da quando sei praticamente entrato, poi ovvio che c'avevi anche i cazzi tuoi da fare, è normale che sia. Però da quando sei sempre stato in live, sei sempre entrato, hai sempre partecipato, hai sempre fatto domande corrette, non hai mai fatto nulla di che, eccetera, e sei arrivato al risultato. Che poi possa essere il tuo obiettivo che avevi per il tuo 2023, o che magari possa essere un tuo obiettivo futuro per il 2024, e quello è una cosa che poi dipende solo da te stesso, ed è Certo. giusto, diciamo, inseguirlo, ecco.
Quello è molto importante. Quello è molto importante. Fondamentale. Vai, dico la verità, poi a riguardare indietro avrei potuto sempre impegnarmi di più, esserci di più, eccetera, perché sempre cerco sempre di tirarmi al limite del possibile, quindi senza stroppiare, perché poi alla fine diventa al contrario, poi si rigira la frittata. Però no, ecco, l'obiettivo è quello, quindi sempre essere in miglioramento, far qualcosa di meglio. E invece, oltre a un discorso di, sì, diciamo tecnico, eccetera, secondo te qual è quel concetto che ovviamente lo conosci anche tu, eccetera, che dici, cazzo, ok, questa cosa qua è una cosa su cui la persona da fuori dovrebbe soffermarsi un po' di più? Concetto inteso... Sì, un argomento. Ah, ok. Credo... il fatto di ascoltare un po' più se stessi dal punto di vista proprio dei propri bisogni personali, ok? Nel senso che certe volte una persona, il tuo corpo proprio ti dice devi smettere di fare questa cosa, che sia smettere di fumare, che sia smettere di fare quest'altra roba, che sia anche smettere di stare davanti a grafico per un tot di tempo. Certo. E tu continui a essere imperterrito e sai che stai facendo la cosa sbagliata, ma continui a farla perché devo assolutamente guadagnare questo e raggiungere quel risultato, bla bla bla. E quella secondo me è una cosa sbagliatissima, quindi tante volte magari la meditazione addirittura potrebbe essere una cosa super comoda, o la visualizzazione, magari chi la conosce sa bene che effettivamente è importante. Per me, ad esempio, la visualizzazione è stata... insomma, una cosa interessante nel tempo, grazie a alcune dinamiche sono riuscito proprio a vederle poi realizzate. È tanta roba. Di per sé sì, credo che la crescita generale, la crescita personale in generale sia la cosa che poi ti fa ottenere risultati nel trading, oltre ai tecnicismi, i concetti che ovviamente sono... Certo, quello lì sono importanti sicuramente, però anche il discorso di essere molto più fluenti quando si fa una determinata cosa, basta pensare a qualsiasi ambito, sia calcistico, sia sportivo, non è che la persona pensa a dover dire ok, devo fare il dribbling perché sennò muoio, ed è la stessa identica cosa che una persona dovrebbe fare per il trading. Non bisogna cercare il trade, non bisogna forzarlo, deve venire in modo naturale. E ovviamente per venire in modo naturale voi dovete avere la passione di questa cosa qua, perché non penso che nessun bambino di 10 anni inizi a giocare a calcio perché vuole diventare un miliardario o un milionario, no. Cioè vuole iniziare a giocare a calcio perché gli piace quello e gli piace fare il calciatore. Stessa identica cosa per cui il trading è esattamente la stessa identica cosa, cioè dovete iniziare, ovvio tutti iniziano per soldi, quello sì, ma vi dovete appassionare a questa identica cosa, perché se non vi appassionate, se non ci mettete l'anima, il soldo è una conseguenza di quello, quindi, ma in qualsiasi ambito imprenditoriale. Forse addirittura è, tra virgolette, il problema del trading, cioè le persone quando iniziano per guadagnare oggettivamente, sì, sì, inizi sì, perché ti piace, ok? Tante volte invece vedo che addirittura quelli che fanno più risultati poi nel tempo lo fanno perché gli piace, una cosa che gli interessa, sì, sì, sì. Insomma, e quindi tecnicamente discorso, quelli che fanno più risultati sono quelli che non hanno bisogno di farli. È come la classica filastrocca del piove sempre sul bagnato, cioè è letteralmente così, perché non gli serve farlo, cioè prendere il TP o prendere stop non gli cambia la vita e fanno molti più soldi, è proprio così, ma secondo me lo si vede e lo si nota tanto quando ormai si è arrivati a un punto tale dove dici ok, io se prendo TP o se prendo stop loss non me ne frega, a quel punto vedi che inizi proprio a migliorare tanto, beh, è comunque un viaggio alla fine. Quindi quello è importante. Sì, bisogna darsi tempo ovviamente, cioè, e poi cosa importante, ecco. Questa cosa qua è la cosa che a me ha svoltato e mi viene in mente ora, ma secondo me è imbarazzante come discorso. Io oggettivamente non faccio trading da tantissimo tempo, e perché è oggettivo, non lo faccio da tantissimo tempo. Però la cosa che più mi ha svoltato è stato che, cioè, non è che ottieni risultati solo se hai passato determinato tot tempo, ok? Ma se hai anche alla base dei concetti, quindi hai studiato, hai delle informazioni che sono oggettivamente buone. Poi informazioni oggettive al 100% non esistono, ci mancherebbe, ovvio, il trading, insomma lo sappiamo, però chiaramente se trado in un determinato modo e ho determinate informazioni è oggettivamente più semplice, non facile, semplice, arrivare a determinati risultati. Poi ovvio, insomma, è tutta una variabile, però questo mi ha svoltato, perché ho detto ah, quindi non devo per forza passare 5 anni per riuscire a iniziare a tirar fuori qualcosa, quindi...
No, quello è vero. Anche per chi ha paura, magari inizialmente, di buttarsi un po' e dire, boh, chi lo sa, magari ti piace, non lo sai. Questo è il discorso. Quello è vero. Anche perché, non essendo una cosa naturale, è difficile nascere con l'impronta di fare questo. Cioè, non è una cosa che si vede tutti i giorni, quindi non è una cosa sponsorizzata per chi ha 10 anni, però una persona tecnicamente potrebbe già iniziare a studiare da quando è molto piccola, perché tanto è, alla fine è come studiare la matematica, come studiare altre mille cose, semplicemente questo. Sì, 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 è vero. E niente, se tu hai qualcosa da dire, qualcosa da lasciare a chi ci guarda, questo è il tuo momento. Così su due piedi, no, in realtà ritorno a quello che dicevamo prima, cioè se siete qui e state guardando questo video come potenzialmente gli altri video eccetera, fatevi un tra virgolette esame di coscienza del mi piace davvero questa cosa o la voglio fare per guadagnare, diventare ricco. Se ti piace davvero vai a guardarti anche gli altri video. Se non vuoi diventare ricco e basta, vai a guardare video su altri canali, ecco. Esatto, questa vai a giocare alle slot, secondo me. Stessa cosa. esatto. Su dei piedi mi viene questo. Sicuramente finiamo la Zoom e poi mi viene in mente qualcos'altro. Vabbè, no problem. Va bene, allora ti ringrazio, è stato un piacere e niente, un abbraccio. Grazie a te, grazie mille.